Carissimi, celebriamo oggi la festa della trasfigurazione del Signore sul Monte Tabor, ricordando quell'evento in cui il Signore si trasfigurò su questo monte davanti ai Suoi tre discepoli, rafforzandoli nella fede, che avrebbero poi attraversato una grande tempesta davanti allo scandalo della croce. La nostra celebrazione ci ricorda certamente la trasfigurazione del Signore nella nostra vita quotidiana e ci ricorda il nostro bisogno di questa continua manifestazione del Signore, perché anche noi, con gli apostoli, dobbiamo attraversare tante difficoltà, tante prove che quotidianamente incontriamo per poter essere saldi nel campo e nel tempo della prova. Richiamiamo allora rapidamente il senso della trasfigurazione del Signore dai segni che la accompagnano per giungere poi alla trasfigurazione di Gesù nella nostra vita. Concluderemo poi ricordando l'importanza di lasciarci condurre dal Signore sulla sua santa montagna, affinché da Lui abbiamo la forza necessaria per superare le difficoltà e portare con Lui le croci della vita quotidiana. Primo punto, significato della trasfigurazione, allora. Il racconto evangelico è pieno di segni. Dal volto del Cristo che brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce, l'apparizione di Mosè ed Elia che conversavano con lui, dice l'Evangelista, alla proposta di Pietro di fare tre tende, e il suo collegamento, il collegamento di questa proposta con una festa ebraica, la festa delle capanne, e infine la nube luminosa che li coprì con la sua ombra e la voce dal cielo che diceva: questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltate. Questo è l'elenco dei segni che caratterizza questo racconto. E continua il parroco di Nazareth: tutti questi segni indicano la presenza di Dio, salvatore del suo popolo, una presenza che va sulla scia dei grandi interventi salvifici di Dio nella vita del suo popolo nel passato e che trova il suo culmine nella persona umana e divina di Gesù. Pertanto, la trasfigurazione di Gesù sul monte è un'affermazione che Dio stesso è presente con potenza e che Gesù non è solo il profeta promesso da Mosè, non è solo il Messia promesso da Elia, ma è anche il figlio amato dal Padre che rivela l'intera volontà divina, anzi incarna la divina volontà del Padre. Di sicuro l'effetto di questa trasfigurazione del Signore sugli apostoli è un rafforzamento della loro fede, accompagnato da una forte consolazione e grande pace a loro che di lì a poco saranno sottoposti ad un forte terremoto spirituale causato dalla crocifissione e morte del proprio Maestro e Signore. Secondo aspetto, trasfigurazione e discepoli, segno di amore del Signore. Questo testo della trasfigurazione di Gesù ci stupisce ogni volta che lo leggiamo, perché ci mostra quanto è grande l'amore del Signore per i Suoi apostoli, ma ci mostra anche quanto grande sia la sua sollecitudine e la sua tenerezza nei confronti degli apostoli. Il Signore li accompagna, curando la loro fede, confermandoli in essa. Si prende cura di loro, li fortifica, li prepara alla grande prova, cioè allo scandalo della croce. E veniamo così al terzo aspetto, trasfigurazione del Signore nella nostra vita. Ora rivolgiamo lo sguardo a noi. Noi, discepoli di Gesù oggi, e ci sono delle domande che possiamo e vogliamo porci. Ma Gesù si è trasfigurato solo a beneficio dei tre apostoli sul Tabor? Quante volte Gesù ci è apparso per rafforzarci nella fede? Come il Signore si trasfigura a noi oggi? Qual è il nostro compito di fronte alle sue continue trasfigurazioni? Risposte. Sappiamo per certo che la manifestazione del Signore non si limita ai tre apostoli prediletti, ma si rivela a ciascuno di noi per rafforzare la nostra fede e darci la forza per portare la nostra croce.
Il Signore sa che nella vita ci sono e ci saranno sempre tante croci. Basta ricordare il Salmo 34 che dice: molte sono le afflizioni del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Per questo egli si trasfigura sulla città, anzi dice nella città che è sul monte, cioè la Chiesa che è chiamata ad essere nel mondo, ma allo stesso tempo è chiamata a superare il mondo, oltrepassarlo, appunto con la forza di Dio. Infatti il Signore si manifesta tramite la sua parola, tramite i sacramenti, ma se ci pensate si trasfigura soprattutto nella Santissima Eucaristia. Lì risplende tutta la sua bellezza divina e tutta la sua forza salvifica. Quante volte abbiamo sentito nella parola di Dio la presenza del Signore che ci riempie di gioia, di conforto? Quante volte abbiamo sentito, accostandoci ad esempio al sacramento della riconciliazione, la presenza di Dio che ci fortifica, ci dona la guarigione, ci dona la forza per vincere il peccato? Quante volte abbiamo sperimentato un cambiamento della nostra vita dopo aver partecipato al sacrificio del corpo e sangue di Cristo nella celebrazione eucaristica, così da essere diventati più saldi per affrontare le difficoltà quotidiane? Partendo perciò dai sacramenti, ogni volta che nelle nostre case, nel nostro lavoro, nel nostro cammino, alziamo le mani, invochiamo il Signore, siamo alla sua presenza, egli si trasfigura davanti a noi. Per il suo amore, egli si trasfigura nella nostra giornata. Ogni volta che lo invochiamo, con la preghiera del mattino, con la preghiera sui pasti, la preghiera serale, lo invochiamo per riempirci della certezza della sua presenza. Altro aspetto, essere pertanto disponibili alle sue trasfigurazioni. Oggi siamo chiamati a stare davanti alle manifestazioni del Signore nella nostra vita, esaminando la nostra disponibilità come i tre apostoli a seguirlo sul monte perché si riveli a noi in tutta la sua identità. Una cosa è certa, se non riusciamo a stare davanti alle sue manifestazioni, non possiamo vivere da discepoli. Se lo riconosceremo trasfigurato nella parola di Dio, nel sacramento della riconciliazione, nel sacramento dell'Eucarestia, non potremo continuare a lungo, non potremo vivere da cristiani, dice il parroco di Nazareth. E quindi conclude, vogliamo concludere la nostra meditazione rivolgendoci al Signore con una preghiera e dicendo: O Signore, ci rendiamo conto della profondità e della grandezza del Tuo amore che si manifesta in tante Tue trasfigurazioni nella nostra vita. Ti ringraziamo per le Tue manifestazioni nella nostra vita, ti ringraziamo per la Tua presenza nella parola, nei sacramenti, soprattutto nella Santissima Eucaristia, per la Tua presenza redentrice nella nostra vita ogni volta che Ti invochiamo. Vogliamo cogliere tutte le occasioni per essere davanti a Te, nelle Tue trasfigurazioni, mentre Ti seguiamo, portando le nostre croci quotidiane. Ti promettiamo oggi, su questo monte, di essere sempre più presenti davanti alla Tua luce sfolgorante, senza